c'è l'aperitivo su al primo piano. Siamo qui in presenza di Enrico Montolivo, carissimo amico. E di Mario Gianni Carboni. Che sono io. Carissimo amico, che lui. E da tantissimi anni. Io ricordo ancora quando facevi addirittura il maratoneta. Ti ricordi è che vero, facevi un anno l'ho fatto. Che ti abbiamo accolto in Piazza Baracca con la banda. La mezza maratona, è vero. Poi ricordo con piacere che qui abbiamo festeggiato. 15 kg di meno. Abbiamo festeggiato i 150 anni della Filarmonica. 1995, esatto. Un episodio meraviglioso della nostra storia. Che in parte avevi anche organizzato le proiezioni al Cinema sì, Verdi. Sì, con i Beatles. Esatto, certo, i Beatles. Per i 50 anni dei concerti dei Beatles a Genova. Che era del 66. 30 anni, scusa, sì, 30, sì, 30 anni. E per finire questa carrellata, ricordo che hai fatto presentare dei libri, hai fatto presentare degli sì, artisti su questo terrazzo. Però niente come stasera con Mosè. È vero, e stavo dicendo che mai, questa sera... Abbiamo fatto di tutto con Mario, senza Mario, con Gianni, senza Gianni. Abbiamo fatto di tutto, Croce Verde, Giglio Bagnara, Teatro Verdi, di tutto, ma... Abbiamo ospitato gente di tutti i livelli, da Gino Paoli a Dodi Battaglia, ma come oggi non ho mai visto da nessuna parte, ma non solo da noi, mai che un'ora prima ci fossero 100 persone a aspettare un uomo che si era ritirato 30 anni prima dalle competizioni e che non appare neanche tantissimo in televisione, non è uno così normale, insomma... Io non ho mai visto una cosa del genere, mai buongiorno, non ho mai visto una vita mia. E questo perché è la persona che è vero. Persona più amata da tutti. Cioè, uno può non conoscerlo, probabilmente quello che lo sta intervistando adesso di mente locale non lo conosce, ma magari suo padre... Se non vai a intervistarlo non ti do da mangiare stasera, perché in ogni famiglia c'è un fanatico ammiratore di Mosè, in ogni famiglia. Perché è stato un grande e oltretutto una persona che noi abbiamo conosciuto meglio oggi grazie a te e che ha dimostrato che è di una gentilezza squisita proprio e poi è un uomo che ha una buona memoria, ricorda date, avvenimenti. Mette il cuore e il cervello dappertutto. Sì, senz'altro. Mette il cuore e il cervello dappertutto, una cosa bellissima. È stato un avvenimento e ti ringrazio per questo. No, è una cosa tipica, quello di oggi è una giornata tipica. Non dimentichiamoci, è una giornata tipica di Sestri. A Sestri abbiamo una bella libreria, abbiamo una bellissima enoteca, abbiamo una bellissima squadra ciclistica, abbiamo tantissimi amatori, abbiamo ancora uguale Uneo che è la trattoria dove prendeva caffè Fausto Coppi e tutte queste cose hanno un grande valore che Francesco Mosè era molto... Abbiamo la Giglio Bagnara che è la nostra bandiera, il nostro simbolo. L'emporio abbiamo, più importante è di Sestri. È di Genova, è di gran lunga e per cui la festa di oggi è una festa tipicamente sestrese. Hanno venduto tutti i libri, hanno venduto tutte le bottiglie di vino. Allora non beviamo più. No, questo ce l'abbiamo tenuto noi. L'abbiamo nascosto. Senti un po', io ti devo ringraziare personalmente perché se, grazie a questa iniziativa hai voluto ricordare un grande cittadino onorario di Sestri. Fausto Coppi con un grandissimo cittadino italiano, speriamo che diventi anche lui in vita cittadino onorario. Lo facciamo cittadino onorario di Sestri in vita, bene. Però non aspettiamo che... Allora appuntamento questo autunno quando la... Ottobre quando dal la ditta... 22 al 25 ottobre. 150 anni. Sì. 80 dei quali li ho vissuti anche. Più della metà li hai vissuti tu. Okay. Ciao, grazie. Ciao. No, ci vuole un coltello grande per sciabolare la bottiglia. Arriva. O la sciabola ci vorrebbe, ma quella non so se ce l'avete. Intanto io preparo la bottiglia. Eccola. Con un bicchiere. Quella. Allora lo facciamo qui, dai. No, dobbiamo muovere un po'. Dai. Bravo! 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 Soul.